32 consigli comunali dei ragazzi di 6 province del Piemonte si sono dati appuntamento il 12 aprile a Vicoforte per il primo raduno regionale organizzato dall'Assemblea Legislativa. I lavori, che hanno coinvolto circa 650 ragazzi delle scuole elementari e medie, si sono sviluppati al mattino con momenti di discussione e di confronto sui temi della cittadinanza, della partecipazione e dell'ambiente e al pomeriggio con attività di animazione e la rappresentazione dello spettacolo Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. Quest'anno un nostro punto importante è il giornalino. Un giornalino dove ci saranno sia le nostre delibere che tutte le proposte del Consiglio e sia un giornalino a livello scolastico. Abbiamo anche indetto un concorso per il logo del nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi, anche perché avevamo visto che gli altri consigli del Piemonte ne avevano uno. Abbiamo già iniziato i nostri progetti che sono concentrati soprattutto dentro e fuori dell'ambiente scolastico, ma abbiamo anche fatto opere di bene, per esempio il donare giochi usati all'ospedale di Chivasso, al reparto pediatrico. Le nostre iniziative, abbiamo un progetto sull'ambiente e sull'inquinamento. In pratica, secondo il nostro punto di vista, la popolazione deve abilitarsi per pulire noi stessi il nostro bellissimo territorio, perché noi aspettiamo sempre lo Stato che prenda iniziative, quando dovremmo essere noi i primi a salvaguardare le nostre bellezze naturali e culturali. Abbiamo saputo che c'era questa manifestazione qui in Piemonte, allora ci hanno invitate e abbiamo deciso che sarebbe stata una bella esperienza da fare tutti insieme. E nel nostro comune in questo periodo stiamo realizzando un progetto che è un album di figurine sulla storia del nostro comune e in particolare del nostro quartiere, la Rossa Nuova. E è un progetto molto più importante di quello che sembra, perché in realtà è un modo per unire anche le memorie degli anziani alle nuove memorie fresche dei giovani, in modo che tutti possano conoscere la storia del nostro paese, in questo caso di una piccola zona del nostro paese.